un momento molto difficile. Chico è andato via con la mamma, ma questa edizione del TG Chico non si può fermare. Sono riuscito a trovare i suoi appunti e quindi avremo il quiz, il momento più atteso, il meteo, il collegamento con l'ospite nascosto in questa casa. Perché ho scoperto che c'è un ospite. Ah, e ovviamente scoprirete cos'ho alle mie spalle, ma soprattutto che fine ha fatto Chico. Sarò solo, ma sarò con voi in questi 4 incredibili minuti. O meglio, c'è anche Franco. Ci sei, Franco? Via. Edizione straordinaria del TG Chico, il primo TG al mondo di sole notizie precise, positive, dramma, tragedia. Chico è scomparso. Chico è andato via con la mamma, ma andiamo alla notizia. Franco, abbiamo servizio? Beh, vediamo cos'è successo. Chico! Mano, Ettore, Iliade, Avengers, Scroppione, Crocodrillo, Matta, Cibicletta, Grande Piano, il più grande libro, grandi più! Chi sei? Chico? Sono la sua coscienza e vivo gratis a casa sua. Chi? La coscienza. Ma no, cos'è sta cosa? Chico, ma sta scrivendo il più grande nuovo libro. Devi aiutarlo. Quando tornerà ti darà le sue idee e tu unirai le tue. In che casa sono capitato? Di matti miscili. Ecco, a quanto pare Chico ha intenzione di scrivere un nuovo libro. Io sto lavorando a questo nuovo libro per poterlo aiutare in qualche modo. Ma in questa casa non sono solo. In questa casa vive anche abusivamente la coscienza di Chico. Abbiamo la coscienza. Mi senti? Sì. Bene. Dove vivi? A casa di Chico. Chi paga? Paghi tu. Bene. Chico, prima di andarsene, ha avuto la premura di scrivere una scaletta di quello che sarebbe dovuto essere il TG Chico. E quindi abbiamo una delle sue cose preferite: il collegamento col più grande atleta del mondo. Grande atleta, ci sei? Franco, ce l'hai? Continuo però a non sentirlo. Grande atleta? Senza Chico non funzionano tante cose, però abbiamo la risposta alla più grande domanda dell'internet. Sì, i cavalli si fanno le trecce e no, non se le sciolgono. Secondo la scaletta di Chico siamo arrivati al momento del quiz. 7 lettere, la risposta è semplicissima. Cosa farò io senza Chico? Rispondete qui nei commenti. Ma veniamo ad uno dei momenti più attesi in assoluto, il momento del meteo. Via con l'inviato del meteo Chico. Franco, ci sei? Perfetto. Allora, ok, allora è semplicissima. Chico mi ha dato tutte le direttive, ha tutte le immagini da mettere qua praticamente. C'hai sul telecomando, ti basta, tieni. Quando io indico tu cambi immagine, le ho già impostate Chico, chiaro? Perfetto, bravo. Abbiamo una giornata soleggiata, splendente, il sole splende, ma anche in questo momento, no, no, aspetta Franco. Vento, forte vento previsto nelle prossime 24 ore, ma non dovete preoccuparvi perché me l'ha detta Chico questa cosa, mi ha detto che avrebbe funzionato, io non credo però. Franco, non è lo stesso fare il meteo senza Chico, capisci? È un problema. Linea allo studio. Niente, non funziona niente senza Chico. Spero torni presto. Vi mando un saluto. Io. E ci vediamo alla prossima edizione del TG Chico, l'unico TG al mondo di sole notizie precise e positive. Vai con la sigla. Non ce l'abbiamo neanche questa settimana, né? Franco? No. Bene. Il brutto della diretta. Sì. Sì.